Cari concittadini, buonasera e ben ritrovati dopo questo periodo della campagna elettorale, durante la quale certo ci siamo incontrati, ci siamo visti, ma per una ragione diversa da quella tipica dell'attività istituzionale, dell'attività del sindaco. Non posso però non cogliere questa occasione, di questo primo ritorno ad un incontro in questa veste per ringraziare tutti quanti voi, tutti i cavesi, per il grande attestato di fiducia, di stima, di considerazione che mi avete rivolto e che io spero di ripagare con tutto l'impegno, tutta la passione, tutta la serietà, tutta la dedizione per Cava dei Tirreni in questi ulteriori 5 anni di lavoro. Quindi grazie, grazie, grazie. L'attività amministrativa è in pieno svolgimento, nel senso che fino alla proclamazione dei nuovi consiglieri comunali da parte della commissione elettorale che sta già lavorando nella sala giunta di Palazzo di Città, presieduta dal dottore Danise della Tribunale di Nocera, la commissione elettorale appunto sta facendo la verifica, come accade normalmente in seguito alle elezioni degli esiti elettorali. Quindi ci vorranno una ventina di giorni per arrivare alla proclamazione del nuovo Consiglio Comunale. A quel punto avremo il nuovo Consiglio Comunale, presenterò alla città la nuova giunta, frutto anche ovviamente delle elezioni, del risultato elettorale che abbiamo avuto qualche giorno fa e quindi riprenderemo la normale attività. Fino a quel momento noi abbiamo una proroga della ordinaria amministrazione per quanto riguarda gli assessori, quindi tutti gli assessori della vecchia giunta sono in carica, stanno svolgendo la loro attività, stanno venendo a comune, vanno nei loro uffici, fanno l'attività a cui sono preposti, così come ovviamente anche i dirigenti, i funzionari, i dipendenti comunali. Quindi la macchina amministrativa, dopo un periodo ovviamente nel quale diciamo, si è comunque continuato a lavorare in verità, ma certo non con quella tensione che è tipica diciamo, dei periodi ordinari, ecco, tutti in attesa dell'esito elettorale, questo esito elettorale c'è stato e adesso si riparte. Si riparte innanzitutto dalle scuole, il 28 settembre. Quindi a inizio settimana prossima i ragazzi tornano a scuola. È un appuntamento importantissimo e sentito. Tutti i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale non docente, le stesse famiglie stanno aspettando in maniera trepidante e con qualche preoccupazione l'inizio di questo particolare anno scolastico. Credo che ci sono le condizioni per ripartire, ci sono ancora delle criticità rispetto ad alcuni plessi, quelli che non abbiamo fatto ancora in tempo a ristrutturare così come si deve, a rendere più moderni, più efficaci, secondo quel programma di ristrutturazione di tutte le scuole di Cava dei Tirreni che abbiamo cominciato e che dobbiamo portare avanti in questi anni, ma stiamo cercando con l'ufficio tecnico comunale di mettere tutte le scuole, anche quelle che non sono state oggetto di interventi radicali nelle migliori condizioni possibili per ripartire. Se c'è da fare qualche altro piccolo intervento, qualche altra operazione di manutenzione, qualche altro abbellimento in qualche scuola, lo faremo sicuramente nei prossimi giorni appunto con l'ufficio tecnico, ma intanto adesso è opportuno ripartire nelle massime condizioni di sicurezza che le dirigenti e i dirigenti scolastici hanno avuto il compito di garantire per le famiglie e per i ragazzi. Quindi faccio i miei auguri per questa ripartenza. Ovviamente è arrivato il momento anche di fare un aggiornamento, mi è stato richiesto da più parti, sulla situazione del Covid nella nostra città. E, attualmente i Covid, cioè le persone risultate positive al tampone da coronavirus, sono 10.
Sono 10, sono tutte persone che stanno in casa, non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero e di questi 10 casi, 4 sono degli ultimi giorni, 2 dell'altro ieri e un caso di una ragazzina che è risultata positiva proprio nella giornata di oggi. Nella giornata di questo pomeriggio mi è arrivata la segnalazione di un nuovo caso positivo. Quindi negli ultimi giorni abbiamo avuto 4 casi nuovi di coronavirus che potrebbero essere o una casualità oppure il segnale di una ripresa dei casi di coronavirus in relazione anche al periodo che insomma, si sta avvicinando. C'era fin dal primo momento questa preoccupazione di una seconda ondata nel periodo autunnale. È quello che preoccupa anche molto il governatore De Luca e tutti quanti a livello nazionale e a livello appunto regionale, tanto è vero che, lo saprete senz'altro, il presidente De Luca ha introdotto l'obbligatorietà dell'uso della mascherina tutta la giornata, ogni volta che si esce, c'è l'obbligo di portare la mascherina. Da questo punto di vista, pertanto, dobbiamo prestare la massima attenzione e c'è il tema, e anche qui diciamo, va affrontato, che è quello dei controlli. Anche noi nella nostra città, soprattutto nella zona di San Francesco e soprattutto nei fine settimana, abbiamo il problema di centinaia di giovani che si assembrano per la cosiddetta movida. Più volte ho segnalato, ho avuto dei colloqui, abbiamo avuto degli scambi di opinione con le forze dell'ordine per la gestione di questo tema. È sempre ovviamente mi è stata posta in evidenza anche la difficoltà con i mezzi attuali di procedere magari da 1 o 2 pattuglie ad un controllo così radicale su migliaia di giovani. Ecco perché ho trovato particolarmente opportuna la lettera che il Presidente De Luca ha fatto al Ministero degli Interni per realizzare un piano dei controlli, così come fu fatto all'epoca del lockdown, della chiusura totale, quando i controlli erano veramente efficaci. A dimostrazione che quando ci si organizza, poi tutti quanti insieme, questi controlli abbiamo la capacità e la possibilità di farlo. Questo è un tema importante che dovremo discutere anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, con Sua Eccellenza il Prefetto, insieme agli altri colleghi sindaci, proprio perché se dobbiamo premunire, cioè se dobbiamo fare delle azioni che sono tese a prevenire il rischio di una diffusione del contagio che poi debba portare a scelte più radicali, ebbene lo dobbiamo fare tutti quanti con grande senso di responsabilità. In verità, nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, tutti quanti noi, a partire dal sindaco, forse ci siamo lasciati un po' andare con la speranza e con l'illusione che questo coronavirus non ci fosse più. Dobbiamo recuperare la concentrazione, dobbiamo recuperare assolutamente la concentrazione, proprio perché ci avviamo in una fase difficile che ha questi due elementi che si incrociano, la riapertura delle scuole e l'arrivo dell'autunno con le cattive giornate. E quindi questo incrocio, insieme ovviamente alla ripresa più generale delle attività economiche, imprenditoriali, commerciali e così via, rappresentano evidentemente un elemento di grande preoccupazione a tutti i livelli, a livelli nazionali e a livelli locali. Quindi faccio i miei auguri al mondo della scuola che l'anno possa ripartire con la massima serenità, ma anche con la massima concentrazione possibile. E faccio l'augurio soprattutto ai ragazzi che devono ritornare a scuola. La scuola è un momento fondamentale della crescita e dello sviluppo di ogni giovane. Alle famiglie il compito ai genitori di sollecitare sempre i figli a prestare la massima attenzione, alle istituzioni il compito di svolgere le funzioni, di assumersi le proprie responsabilità. Siamo qui, siamo in campo grazie alla fiducia che ci avete dato insieme alle altre cose, la ripartenza dell'attività amministrativa su tutti i campi, anche per seguire con grande attenzione questo momento così delicato. Forza Cava, Forza Italia e auguri a tutti gli studenti che riprendono l'anno scolastico.